Il 4 novembre 1918 terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nell'altare della patria a Roma. L'anno successivo, con regio decreto, il 4 novembre fu dichiarato festa nazionale. L'intento di questa giornata è quello di ricordare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere. Quest'anno, alla solenne cerimonia commemorativa del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, nel Sacrario Militare di Bari ha partecipato la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Con lei il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, in rappresentanza del Governo. Autorità militare, il comandante delle scuole dell'aeronautica militare e della terza regione aerea, il generale Aurelio Colagrande. Dopo la deposizione della corona di alloro e la resa degli onori ai caduti, firma dell'albo d'onore da parte del presidente del Senato. La Santa Messa è stata officiata da Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto. In conclusione, preghiera per i caduti e motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa al Milite Ignoto. La nostra Costituzione ripudia la guerra, tutte le guerre, quelle più grandi, quelle più piccole che magari sono poco visibili anche sui media, però è importante ricordare quello che è accaduto durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, dare onore alle tante persone che sono sepolte anche in questo sacrario, sono 75.000, 45.000 non hanno un nome, e ricordare quello che è accaduto per fare in modo che quelle cose non accadano mai più. È una giornata civilmente sacra, ma anche dedicata al ricordo di tutti i nostri caduti, a partire da tutti coloro che non sono stati identificati. Durante la Prima Guerra Mondiale moltissimi soldati non furono identificati e non fu possibile restituirli ad un sepolcro col nome dedicato alle loro famiglie. E ciò nonostante noi oggi ricordiamo tutti questi uomini che si sono sacrificati per completare il disegno dell'Unità Nazionale.